Irama e Giulia si sono fidanzati, la conferma in televisione e il video del bacio. Giulia De Lellis ritrova la serenità al fianco del cantante Irama, la conferma della De Filippi. Giulia De Lellis, tra le protagoniste più amate di Uomini e Donne, ha ritrovato nuovamente il sereno e il sorriso dopo un periodo di stallo dal punto di vista sentimentale. Archiviata la storia d'amore con Andrea Damante, dopo aver provato e riprovato a mettere insieme i pezzi della loro storia, ecco che la bella Giulia è stata paparazzata in compagnia del cantante del momento, Irama. I due sono stati beccati a cena insieme in un noto locale, dove è scattato anche un bacio, e successivamente hanno confermato la notizia a ospiti da Maria De Filippi a Tu Sì Que Vales, video. Il video del bacio tra Irama e Giulia De Lellis, sarebbe vero amore? Nel dettaglio vi diciamo che qualche giorno fa Giulia e Irama sono stati pizzicati all'interno di un ristorante dove si sono lasciati andare a effusioni con tanto di bacio che ha sancito la loro storia d'amore. In queste ore, inoltre, Gabriele Parpiglia sulla sua pagina ufficiale Instagram ha confermato che quello tra Giulia e Irama è vero amore, promettendo poi nuovi scoop ai fan della coppia che verranno diramati nei prossimi giorni. Ma il colpo di scena arriverà sabato sera, nel corso della prossima puntata di Tu Sì Que Vales, il programma leader indiscusso degli ascolti del sabato sera televisivo italiano prodotto da Maria De Filippi, mamma artistica sia di Irama che della De Lellis. Sarà proprio la De Filippi, video, sul palco dello show, a dire ad Irama che ha saputo del suo fidanzamento ed in quel momento ecco le telecamere inquadreranno la bella Giulia, la quale si trova tra il pubblico per applaudire il suo amato. I sospetti su Irama e la De Lellis fidanzati. Insomma la coppia verrà approvata sabato sera in televisione anche da Maria De Filippi, anche se in queste ore sul web e sui social non mancano i dubbi e le polemiche. In molti, infatti, hanno sottolineato il fatto che Irama e Giulia facciano parte della stessa agenzia, gestita da Francesco Facchinetti, e che questa notizia del loro fidanzamento sia venuta fuori a distanza di pochi giorni dall'uscita del nuovo album di Irama. Il sospetto, quindi, spinti dal popolo social su Twitter e Instagram, è che possa trattarsi di una relazione costruita ad arte per attirare l'attenzione non soltanto sulla giovane De Lellis, che ha più di 3 milioni di followers sui social, ma anche su Irama che sta per uscire con un nuovo atteso progetto musicale, che mira a bissare il record di vendite dell'album d'esordio. Ecco.